Ministro, come si è trovata qui alla Leopolda? Le piace questo modello di interazione diretta con i cittadini, i militanti? Moltissimo. Diciamo che io, sì, sono molti anni che sono anche in un partito, però vengo da una scuola che è quella dello scautismo, dove l'abitudine, diciamo, a confrontarsi con queste modalità c'è tutta. E a me piace molto perché è un modo molto libero, molto aperto, ti consente di dialogare davvero, e da questi confronti ho sempre tratto delle idee molto utili. L'anno scorso io ci sono stata, ho voluto coordinare un tavolo sulla leadership femminile, non sulla difesa che mi era stato chiesto, perché avevo detto a Matteo Renzi: guarda che oggi una delle cose che deve fare un partito di sinistra in questo paese è smetterla di dire che le donne sono importanti, parlarne nei convegni, e cominciare invece a dargli davvero delle responsabilità vere. Beh, poi è successo dopo quella Leopolda che abbiamo fatto un governo di metà donne e metà uomini, che c'è un altro rappresentante donna che è andata a rappresentare, diciamo, l'Eutalia in Europa, Federica Mogherini, abbiamo donne come presidente di grandi aziende, e molte idee erano anche nate dal tavolo della Leopolda. Oggi abbiamo parlato di difesa, perché oggi sono ministro della difesa, ecco, non è che potevo, ci mancherebbe altro, quindi anzi sono stata molto contenta di poterlo fare, perché un lavoro che stiamo facendo come quello del libro bianco, che è un lavoro il più possibile aperto a tutti i contributi, per esempio c'era un ragazzo al tavolo della Leopolda di Rete Disarmo e mi ha molto ringraziato per il confronto che abbiamo fatto anche con Rete Disarmo, col gruppo di lavoro sul libro bianco, perché ovviamente noi pensiamo che la difesa anche fatta dalle forze armate sia necessaria al nostro paese, ma non pensiamo che sia l'unico sistema di difesa, quindi siamo interessati a confrontarci con tutti. E di questa molto delle tematiche connesse al libro bianco, quindi a come ridisegnare la difesa in Italia sulla base di quelle che sono le esigenze attuali, è stato al centro del dibattito di oggi. Molto interessante, devo dire, molto molto interessante. Senta, tra le esigenze attuali quindi abbiamo anche questo taglio sostanziale, insomma, della legge di stabilità, insomma, uno dei ministeri più colpiti, diciamo, da questo tipologia di tagli. È un taglio che lei giudica sostenibile? Insomma, tutto bene con Padoan, con Renzi, dal punto di vista della quantità di tagli? Noi abbiamo fatto un lavoro per cercare di tagliare, in particolare ovviamente su tutti quelli che possono essere considerati sprechi, quindi, che ne so, abbiamo ridotto gli alloggi di rappresentanza da 56 a 6, abbiamo ridotto del 50% le auto blu, abbiamo pensato, diciamo, di ridurre tutta una serie di indennità che potevano essere considerate anche dei privilegi. Nello stesso tempo abbiamo anche fatto un'operazione però sul personale che ha consentito lo sblocco stipendiale, perché era uno sblocco assolutamente iniquo, soprattutto... Sì, diciamo, a differenza di quanto succede ad esempio per i dipendenti pubblici. E da questo punto di vista però, in un'organizzazione come le Forze Armate, dove tu in 5 anni, perché è dal 2009 che c'è il blocco, cambi molti tipi di responsabilità, pensare che tu debba avere, diciamo, non riconosciuto questa responsabilità diventava oggettivamente problematico. Poi capisco che può essere problematico per tutti, però in un'organizzazione di questo tipo era particolarmente problematico. Quindi abbiamo cercato di vedere intanto di mettere in movimento il più rapidamente possibile quello che è il patrimonio immobiliare, sia alloggiativo che di caserme che non ci servono, per da quello avere un utile, e poi ridurre delle spese di personale che potevano essere ridotte, visto che noi stiamo passando da un modello a 190.000 a 150.000. Quello che cerco di fare al massimo, e che cercheremo di fare anche in futuro, anche se è possibile, diciamo, ridistribuendo alcuni dei tagli più su voci che non sono particolarmente produttive, è quello di non penalizzare eccessivamente gli investimenti. Perché servirà magari anche, diciamo, il lavoro fatto da Cottarelli in questo senso, visto che conteneva un'ampia parte sulla difesa, oppure credete di fare, tra virgolette, in autonomia? Ma il lavoro fatto da Cottarelli era un lavoro, diciamo, di modello matematico applicato alla difesa, dicendo in generale i paesi quanto spendono, qual è il PIL del paese, e, diciamo, quindi vediamo quale deve essere la spesa in difesa dell'Italia. In realtà poi, ad esempio, in questo modello matematico non è stata compresa l'Inghilterra, che invece però è un paese, diciamo, da tenere, perché ha delle spese più alte, ma da questo punto di vista non è stato un lavoro, ci sono state fatte delle proposte, però noi, avendo in mano l'organizzazione, possiamo anche scendere molto più nello specifico. Peraltro Cottarelli ha detto, e quindi lo ribadisco, che la difesa
è stata l'amministrazione che più, diciamo, ha dato rispetto a queste richieste. Quindi al di là dell'episodio dell'ombrello che è stato ricordato, credo che vada riconosciuto a tutta l'amministrazione della difesa lo sforzo che ha fatto, anche perché se non si riconoscono gli sforzi poi diventa più difficile farli fare a chi li deve fare. Senta, a proposito, un'ultima battuta su questa questione degli F-35 di cui si è parlato tantissimo. Lei sostanzialmente ci ha tenuto a precisare il fatto che, nonostante il dimezzamento del budget, non è da intendersi proprio numericamente il dimezzamento del numero di veicoli, quindi dell'impegno italiano. Ma come facciamo? Cioè, ci scontano qualcosa? Troveremo soluzioni diverse? Se lei legge l'impegnativa della mozione, che ha dato adito a titoli che non erano corrispondenti a quello che è stato deciso e votato dal Parlamento, si dice: rispetto all'impegno iniziale, e stiamo parlando quindi all'impegno del 2001, noi dobbiamo immaginare, vista la situazione anche di crisi del Paese, che l'impatto economico del progetto pesi per la metà. E io sono convinta che con i ritorni economici che dobbiamo pretendere ci sia la possibilità di ridurre della metà l'impatto economico di questo. I numeri io non ho voluto e non avrei accettato che venissero fatti, perché bisogna cercare di essere coerenti e seri nel lavoro che viene svolto. E diciamo, in politica io cerco di dire una cosa e sempre di farla. Quando non ci riesco chiedo scusa. In questo caso io ho detto: io non mi metto a giocare sui numeri dell'F-35 come se fosse giocare all'otto al bar alla mattina, 90, 45, 36, non si fa così in un paese serio. Noi stiamo lavorando su un libro bianco, sulla base del libro bianco e di quelli che saranno gli scenari internazionali dove noi pensiamo di dover intervenire in futuro, decideremo quali sono i numeri che ci servono. Intanto però il Parlamento ha deciso che il programma non si ferma. Perfetto, grazie.